È una miracolata. Non ci crede ancora Silvana Pergolini, figlia dell'83enne che si è salvata dall'apocalisse di giovedì scorso. La sua casa in via 20 settembre a Pergola è stata completamente sventrata da un'ondata di piena del fiume Cesano. Signora, lei abitava in questa casa? Sì, mia mamma. Sì, casa nostra. Ora dove si trova? Innanzitutto sta bene? Mia mamma sta bene, su da mio fratello. E niente, è provata. Quella notte è riuscita a uscire con i vigili del fuoco alle 3 di notte, però lei non si è resa conto di niente. E piano piano iniziamo a dirgli qualcosa così. Ma è riuscita ad uscire prima che venisse sventrata la casa? No, la casa era sventrata e i vigili del fuoco l'hanno tenuta dalla parte di là della cucina, perché era la parte più solida. E poi lei, quando ha sentito il rumore, ha cercato di aprire la porta della camera mia e non le si è aperta, perché già era dissestata sicuramente, per fortuna, perché sennò l'aveva portata via. E dopo alle 3 della notte l'hanno tirata fuori e non ci abbiamo più niente, ancora c'ho qualcosa su, però non possiamo entrare. Come pensate di fare adesso? Pensiamo di fare, ancora siamo tutti sotto shock, non so. Io spero che qualcuno, qualche istituzione ci aiuti e che non ci abbandoni, perché fino adesso Pergola non era nemmeno nominata Pergola, Rione delle Birarelle, non era, ma sono contenta che qualcuno ormai, io capisco il frastuono, tutto quel che è successo, ancora noi non ci possiamo capacitare, ancora noi. Io spero che andrà a lungo, mamma non entrerà più in questa casa, ma nemmeno io ci entrerò più in questa casa, nemmeno io. Non, ho 53 anni, ma non ci rientrerò più nemmeno io. Qui, quello che viene chiamato anche il quartiere delle tinte, lo scenario è spettrale, soprattutto di notte, ha raccontato Silvana, quando ai residenti si aggiunge la paura degli sciacalli. Di giorno, invece, lungo la strada si sente solo il rumore dei mezzi in azione. L'alluvione ha battuto muri, cancelli e portoni, fango e detriti sono entrati ovunque. È una cosa assurda quello che ho visto io, perché neanche in televisione non ti rendi conto. Ma passavano le macchine, i tronchi. Lei per fortuna non ha subito danni, ma lo shock è stato io importante. Lì, guardi. Niente. Però quello che ho visto qui non me lo dimenticherò mai. Credete. Neanche in televisione vedi delle robe, ma te lo devi vedere con gli occhi da vicino. Terremoto, non lo so. Nonostante la disperazione, l'incredulità, le lacrime agli occhi e la tanta fatica, ci ha stupiti l'accoglienza e la disponibilità di queste persone che ci hanno accolto nei loro giardini e nelle loro case per mostrarci ciò che è rimasto. Da molti, però, l'acqua ha spazzato via tutto. Anche lei da anni in garage, in cucina? E al primo piano, perché l'acqua, come potete vedere, è arrivata lì. 2 metri saranno? È abbondante. È entrata dai bocchettoni da reazione, però insomma me la mento sopra bene o male, e qui che poi se volete venire andiamo. Ci faccia vedere, la seguiamo con la camera, quindi questo era il garage. No, ma anche fuori, dico. Se volete vedere. Andiamo, ok, vediamo anche la parte esterna. Domenica, sabato e domenica, tutta la comunità pergolese si è stretta intorno a noi, quindi eravamo in tanti. E bene o male abbiamo fatto tante robe, tante cose, quindi questo è un po', ci aiuta a stare su col morale, via. Perché qui era, non glielo so dire, c'era un po' di tutto. Quindi. E il fango, rami, alberi. Tanto vede anche qui la legnaia, è tutto coperto. Speriamo che la burocrazia faccia un passo più veloce. Noi ci stiamo rimboccando le maniche, ma anche le carte scritte debbono viaggiare rapido. Insomma. Le vostre auto dove sono finite? Dove le avete ritrovate? Una l'abbiamo ritrovata qui, hanno detto che è ferma qui a 1 chilometro. L'altra probabilmente sarà al mare, non lo so. Non l'avete rivista? No, essendo più leggera ha galleggiato più in superficie. E quindi
e l'utilitaria. E logicamente anche la sua è andata completamente distrutta. Ma immagino di sì, tanto, comunque inutilizzabile. Intanto, a pochi metri di distanza, proseguono incessanti i lavori di fronte alla Chiesa delle Tinte. Questa è la situazione attuale, dove si notano i danni provocati a tutte le strutture adiacenti, abitazioni comprese. Ma guardate questa fotografia scattata dopo l'alluvione. C'era un ingente accumulo di rami, tronchi e oggetti vari. Sarà stato alto circa 8 metri, ha commentato un residente. Uno scenario impressionante. Anche questo albero è stato sradicato? Sì, sì, viene dal fiume, da là viene. Ed è stato trascinato dalla forza dell'acqua? Sì, 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 è stati fortunati che si è agganciato al melo, e altrimenti avrebbe danneggiato le case. Sono stati evacuati loro? No, loro hanno tutto per il momento, hanno acqua, luce e gas, perché è stato allacciato provvisoriamente. Ah, siete stati al ponte? Sì, esatto. Il ponte era ostruito? Ostruito dai tronchi, praticamente il fiume ha deviato sulla strada e sul vecchio vallato ha deviato. Praticamente la via si è portata via tutte le macchine parcheggiate e ha lasciato tutti i tronchi fino all'altezza del primo piano delle case. Per cui una cosa mostruosa, spaventosa. Mai vista per questa cittadina? Sì, sì, noi siamo rimasti qui fino alle 3 di notte, hanno liberato gli anziani, hanno portato via. E chi ha potuto uscire? Perché il resto delle famiglie è rimasta tutta la notte, è rimasti. Nonostante quello che stesse succedendo sotto ai piani bassi? Sì, sì, ma avevano le porte ostruite dai tronchi. Non potevano proprio uscire? Non potevano uscire, sono usciti a mezzogiorno, alle 1 del giorno dopo, le famiglie sono uscite. Addirittura sui tetti, c'era famiglia. A lei è entrata nel garage? Sì, ha portato via tutto, non è che è entrata sull'acqua. Ha dovuto buttare via tutto? L'ha portata via l'acqua tutta la roba. Non c'è più? No, sul garage niente. Dov'era signora quando è successo? Ero di sopra, al piano di sopra, al terzo piano. Che cosa ha visto e che cosa ha vissuto? Niente, non ho visto perché mi hanno suonato. Ho aperto la finestra, ho visto l'acqua. Mio marito è venuto a salvare il cane e poi sono andata su al secondo piano, ho visto le macchine a partire. È successo tutto? Cinque minuti. Noi sulla finestra tutta la mattina, fino alle 5 della mattina. Ha mai visto qua una situazione del genere? No, in 74 anni non l'ho mai visto, perché il fiume scorreva e scorreva bene e andava tutto dalla parte di là. Il fiume si è attappato e ecco il risultato, bello, delle piante. Anche lei oggi sta continuando a pulire? Sto aiutando i miei genitori a ripulire, da giovedì che togliamo fango, ancora abbiamo la cantina piena che comincia a essere maleodorante, quindi abbiamo bisogno veramente anche di volontari, perché altre risorse non abbiamo. Però pensiamo al lato positivo, qui davanti erano piantati dei pini da decenni, erano alti circa 20 metri e il proprietario dell'abitazione ha deciso di sua iniziativa di tagliarli e piantare degli olivi. Se fossero stati ancora presenti, diciamo che il quartiere sarebbe stato spazzato completamente, e quindi vediamo anche il lato positivo della situazione, soprattutto che non c'è stata nessuna vittima. Per il resto, piano piano, se non ci abbandonano ce la facciamo, perché anche sabato e domenica sono arrivati tutti i ragazzi, amici dei miei figli, sono stati veramente, anche da Fano sono venuti con una squadra. E quindi ci hanno sostenuto in tutti i modi, chi ci ha portato caffè, chi ci ha portato pizza per cena, e non ci hanno abbandonato. Quindi questo è l'importante, anche nel momento del bisogno abbiamo visto tanta tanta solidarietà, e questo veramente è grande, molto bello, e la sensibilità è stata tantissima. Forza e coraggio, perché ce la farete. Ce la faremo anche questa volta, grazie.